Cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Oh,
piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down, down. Da da da. Yeah.
Still we try.
cry. Learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and me. Bentornati amici di Radio Must, abbiamo appena assistito alle prime performance di O2 Boccate d'Arte, vi parliamo direttamente dall'auditorium di Rho e in mia compagnia abbiamo proprio due degli artisti che abbiamo potuto apprezzare in questa parte dell'evento. Abbiamo qua infatti in mia compagnia ci sono DJWD, Dennis Dalcin e la disegnatrice Sabrina Rau. Ragazzi, come vi sentite a potervi esibire dopo così tanto tempo dall'ultima volta che probabilmente avrete avuto modo di esibirvi? È stata un'esperienza veramente unica nel suo genere, è stato bello ritornare a vedere l'auditorium dopo così tanto tempo, un'emozione unica, veramente bellissima, molto toccante. Si sente l'emozione che dice dalle vostre parole. E a te Dennis vorrei chiedere cosa hai provato nel poter esibirti però davanti a così tante poltrone vuote? Ma diciamo una sensazione diversa, sensazione molto... Riesci a spiegarcela? Molto fredda, perché di solito ci si esibisce davanti a un pubblico e un pubblico emana molto calore, invece così è spento, quindi emana molta freddezza. Capisco, capisco perfettamente. Cosa ti ha portato a scegliere come posto dove poterti esibire proprio l'auditorium di Rho? Ma è un posto diverso dal solito e poi è molto più elegante, visto che conosciamo benissimo tutti le discoteche, no? Qui invece il clima è diverso e quindi ho voluto cambiare. Sì, certo, decontestualizzare proprio la tua performance molto viva, molto accesa, molto vivace in un ambiente che, come un auditorium che è molto, molto più classico. E invece, Sabrina, che cosa ci hai voluto trasmettere? Qual è il messaggio della tua performance? Allora, il mio obiettivo era non solo portare un'unione, una fusione tra arti, cioè l'arte del DJ e l'arte appunto del disegno, ma era anche portare il fatto che con la mia arte do vita alla sua arte, ma anche il fatto che la sua arte intrattiene me, perché c'è tanto bisogno in questo periodo di intrattenimento, di sfogarsi, di ballare, eccetera, e pensavo che l'unico mezzo per intrattenere tutti fosse appunto questa performance in cui mi sono molto divertita, ecco, sì. E questa è una bellissima cosa, le vostre arti che si uniscono tra di loro e vanno l'una ad esaltare l'altra e a condizionare l'umore e anche magari la maniera in cui l'altro possa esprimersi. E volevo
volete dare un messaggio ai nostri amici che ci stanno ascoltando, avete questa possibilità proprio perché ci stanno guardando in occasione di questo evento Ho due boccate d'arte, e prego, fate pure. Credo uno dei messaggi che vorrei lanciare appunto è che noi giovani abbiamo, e così come questo auditorium che ha avuto bisogno di cambiare aria, così anche noi abbiamo bisogno di un bel respiro di O2, di ossigeno, e questa opportunità ci ha permesso di farlo, ecco. Quindi volevo ringraziare tutti quanti perché è stata veramente un'esperienza che ci ha fatto respirare. E noi ringraziamo te, Sabina, per questo pensiero. Dennis, se vuoi dare anche tu un messaggio per i nostri amici che ci seguono. Che nonostante le discoteche siano chiuse, la musica non si ferma, va avanti. Anche in posti diversi, ambiti diversi, generi diversi, la musica è sempre musica e non si fermerà mai. Così come la musica, anche tutte le altre forme d'arte non si fermano qui. Ma anzi andranno avanti in tutte le edizioni che avete potuto apprezzare finora, nelle prossime magari di Ho due boccate d'arte. Io ringrazio Dennis e Sabrina per essere stati in nostra compagnia e aver risposto a queste domande. Io ringrazio voi amici all'ascolto che ci avete seguito e lascio la linea allo studio.